Ciao a tutti amici e bentornati qui su Cibus Dog, l'unico canale dedicato interamente all'alimentazione e alla cura dei vostri cani. Io sono Giorgio e nel video di oggi vedremo come impostare il gioco con il nostro cane per divertirci al meglio, per controllare la sua energia e in ogni momento per divertirci insieme. Quando vogliamo iniziare a giocare con il nostro cane, dobbiamo innanzitutto controllare il grado di energia che avrà nel momento in cui iniziamo a giocare, perché la pallina è un oggetto, un gioco che attrae molto l'attenzione del cane, per cui tende a fomentarsi, ad aumentare molto il suo livello di energia. Adesso vi faccio vedere due modi di iniziare il gioco con il cane. Il primo è, lanciamo la pallina e il cane è libero di sfogare tutta la sua energia rincorrendo la pallina, giocandoci e facendo suo il gioco. Vedi, non lo vuole più lasciare, vedi? Ok, quindi una volta riusciremo a farglielo lasciare, sarà sempre una reazione molto energica, fomentata. Ogni volta che proveremo a prendere la palla, vedi, non potremo assolutamente, e anzi, dovremo pure stare attenti, perché mettere le mani vicino alla bocca di un cane è sempre una cosa abbastanza pericolosa. Adesso vediamo il giusto modo di impostare il gioco. Il cane è concentrato sulla pallina e tutto fomentato. Invece di lanciare così, quello che faremo sarà chiamare il cane. Esatto. Farlo sedere guardando il gioco. A quel punto dovremo prendere prima noi il controllo sul gioco per poi gestire la reazione del cane quando inizieremo a giocare. Potremmo dirgli di aspettare, lanciare la palla e poi subito dargli il comando di prenderla, così. Ferma. Vai! Brava! In questo modo vedremo che già continua a voler essere possessiva. Ma adesso vi spiegherò una cosa. Ne lasceremo un attimo il gioco qui e chiederemo al nostro cane un paio di comandi, tipo di sedersi, di darci la zampa. Quindi, sit! Bene, bravo, dammi la zampa, dammi la zampa, plus, plus. Ok, una volta che il cane avrà l'attenzione su di noi, potremmo iniziare il gioco dicendo: dai, prendi la pallina. Ok, portala qui, portala qui. In questo modo sarà molto più facile che lasci, che ci guardi e che sia... propenso a prendere la pallina, riportarla, lasciarla subito, sapendo che gliela dobbiamo ritirare immediatamente. Quindi così fa. Per arrivare, vai, vai! Guardala qui. Quindi, automaticamente imparerà, piano piano, a lasciare la pallina. Soprattutto se poi introdurremo il comando. Quindi lascia. Bene. Seduta. Quindi riutilizziamo il comando di prima, riprendiamo l'attenzione su di noi, a quel punto, vai! Bene, lasceremo che possa prendere la pallina. Lascia. Bene, subito. In questo modo il gioco è controllato, ci divertiamo insieme e riusciamo a controllare l'energia del nostro cane. Quindi, sit. Riusciremo addirittura ad arrivare al punto in cui, lasciando la pallina, all'inizio il cane sarà subito concentrato solo sul gioco. Però si arriverà al punto in cui otterremo questo risultato. Sit. Il cane seduto deve guardare noi e, lasciando la pallina, inizierà a pensarci e a guardarci. Quindi potremo dire, vai, prendila. E dopo molto esercizio arriveremo a questo. Quindi il cane seduto e che, senza che noi diciamo niente, capirà automaticamente che ci deve guardare, deve avere la nostra approvazione prima di potersi avvicinare al gioco. Quindi adesso se abbiamo l'attenzione del cane, il gioco diventa secondario. Certo lo guarda, ma ha più piacere di seguire noi che il gioco. Che non saremo noi a dirgli che può prendere. Bene amici, per questo video è tutto. Io come sempre vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto
magari lasciatemi un commento qui sotto con scritto voi come giocate con il vostro cane o i suoi giochi preferiti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!